È arrivata l'ora di pranzo, mi sono barricata in casa perché sta arrivando un brutto temporale e quindi ho deciso di preparare il tofu. Non so se ho già fatto questa ricetta, non ricordo, comunque è un piatto che mangiamo spesso perché ci piace parecchio e visto che il tofu è un alimento in sapore, andiamo a cucinarlo in questa maniera e vi assicuro che è buonissimo. Intanto ho questi due panetti di tofu, li taglio a fettine per il lungo, così più o meno spesse mezzo centimetro. Una volta tagliate le fettine di tofu, prendiamo la salsa di soia e andiamo a bagnarle bene. Le lasciamo qualche minuto nella salsa di soia in modo che prendano un bel po' di sapore. Sono passati 5 minuti da quando ho messo il tofu nella salsa di soia. Ora prendiamo l'amido di mais, lo mettiamo in un piatto, aggiungiamo dell'origano, mischiamo bene. Intanto prepariamo una padella antiaderente e andiamo a metterci dell'olio extravergine di oliva. Io uso questo perché dovremo passare poi le fettine di tofu in padella. Mentre l'olio si scalda, prendiamo le fettine di tofu e le passiamo nell'amido. Ora andiamo a mettere in padella il tofu e lo facciamo cuocere finché non diventa bello dorato e croccante.
aspettiamo qualche minuto e poi cominciamo a girare le nostre fettine di tofu. Mentre il tofu finisce di cuocere, mettiamo un altro pochino d'olio in un'altra padella. Ho già tagliato la zucchina e il peperone. Andiamo a metterli in padella, li facciamo saltare un attimino. Queste verdure accompagneranno il tofu. Aggiungo dell'aglio, della paprika dolce. Non aggiungo sale, ma metto la salsa di soia che mi era avanzata da prima. Aggiungo anche del prezzemolo, lascio cuocere qualche minuto e vado a mettere dei capperi. Questi sono capperi sotto sale, li ho sciacquati molto bene. Infine metto un goccino di vino bianco. Il tofu è pronto, ho già preparato un piatto con della carta Scottex in modo da assorbire un pochino l'olio. Mentre le verdure finiscono di cuocere, sto scaldando una padella senza mettere niente, né olio né nulla, e vado a tostare un po' di semi di sesamo. Questi vado a metterli poi sulle verdure. Aggiungo il sesamo tostato sia nelle verdure che nell'insalata. Accompagno il tutto con del pane integrale. Il pranzo è pronto. Ho la rucola con i pomodorini e il sesamo tostato, questo meraviglioso tofu da provare assolutamente. Poi se lo fate, fatemi sapere se vi è piaciuto. Vi assicuro che non sembrerà di mangiare tofu. E poi ho le verdure passate in padella con il sesamo. Accompagno tutto con il pane integrale e buon appetito. Ho finito di pranzare, adesso volevo provare insieme a voi questa crema detergente Eco 10, efficace su calcare, incrostazioni, sporco ostinato. Qua fa vedere che si può utilizzare quindi sui sanitari, in cucina, sulle cose di plastica, praticamente dappertutto. Solitamente utilizzo bicarbonato e sapone per i piatti, però ero curiosa, questa l'ho presa all'Inns e volevo provarla insieme a voi. Ne metto un po', è una crema molto liquida. Allora, il profumo è molto buono, adesso vediamo se fa bene il suo lavoro. Non fa tantissima schiuma, quindi questo è già una cosa positiva. Mentre quando utilizzo il bicarbonato col sapone per i piatti, pulisce bene, però tante volte esagero col sapone e quindi fa parecchia schiuma. E ci metto di più a risciacquare. Ha tolto delle macchie anche dal rubinetto che non venivano via, quindi per le incrostazioni di calcare secondo me va benissimo. Il lavandino è completamente pulito, lucido, ha tolto tutti i segni di calcare che erano presenti e quindi per il prezzo che ha, devo dire che se avete un Inns vicino casa ne vale la pena. Ho asciugato bene tutto, guardate come risplende, cioè veramente top. Lucido, devo dire che è approvata questa crema, mi piace proprio tanto. Fatemi sapere nei commenti se l'avete provata anche voi. Io vi saluto, spero che questo video vi sia piaciuto e vi abbia più che altro tenuto compagnia. Ci vediamo nel prossimo video su Gingerlab. A presto, ciao a tutti.